Parigi, Lione, Lille, Marsiglia, Montpellier, dappertutto in Francia migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per protestare contro la nuova legge per la sicurezza nazionale. L'articolo 24 punisce la diffusione di immagini di membri delle forze dell'ordine con un anno di prigione e fino a 45.000 euro di multa. Legge liberticida e antidemocratica, la definiscono giornalisti, attivisti dei diritti umani e tanti semplici cittadini indignati. A Parigi la protesta si è subito tramutata in guerriglia urbana. Una parte minoritaria del corteo ha iniziato a scontrarsi con gli agenti, casseurs in azione. A galvanizzare gli animi, il brutale pestaggio di Michel Zecler, produttore musicale nero, avvenuto a Parigi da parte della polizia. Quattro agenti restano in stato di fermo dopo un'aggressione che ha suscitato la reazione sdegnata di tanti, dal presidente della Repubblica Macron al calciatore Mbappé. Eppure l'iter di approvazione del testo, già passato all'Assemblea Generale in attesa di discussione al Senato, non sembra risentirne. Questo sabato il Presidente del Senato ha fatto sapere che l'Aula senza dubbio inserirà questo nuovo reato nel codice penale, ma senza toccare la legge sulla stampa.